Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vi do il benvenuto. Siamo collegati in diretta con un ospite d'onore, Egidio Trainito, Mario Romor e Mauro con Luca della Video Solution. Egidio ha accettato all'istante il nostro invito di partecipare a questa particolare serata. E innanzitutto, ovviamente, è un personaggio che non avrebbe bisogno di presentazioni. Io due cosettine le dovrò dire, perché lui mi ha detto: non amo essere particolarmente menzionato, però, insomma, una persona un personaggio del genere che della natura ha fatto una sua ragione di vita. Va per forza sottolineata. Egidio è subacqueo, dico alcune cose, poi tra virgolette potete trovare tantissime cose di quello che ha fatto. Egidio è subacqueo, fotografo, appassionato di natura, ha scritto innumerevoli libri sulla natura, sul mare, moltissimi sul Mediterraneo. Libranchi, conchiglie, pesci, flora, fauna, chi più ne ha più ne metta. È consulente d'autore per tantissime edizioni di Linea Blu, quindi tutti noi appassionati subacquei ovviamente conosciamo questa trasmissione e quindi sappiamo di che cosa andiamo a parlare. Chi è che mi ha convinto, non è che ci sia servito tanto tempo, a coinvolgere Giglio? Beh, l'altra sera quando abbiamo fatto la diretta sulle attività in acqua con Mario Romor, martedì, appena chiuso il collegamento ci siamo sentiti, gli ho detto: Mario, dico, mi piacerebbe fare una cosa, dato che tu sei amico con Egidio, dico, perché non facciamo una cosa insieme prima che tutti comincino a uscire di casa? Bene, che cosa è successo? Che lui mi ha mandato un messaggio pochi minuti dopo e Egidio ha detto ok. E quindi è stata abbastanza semplice questa cosa. La mattina ho chiamato Egidio e gli ho chiesto: Egidio, di che cosa vogliamo parlare? Dico, perché io con te ovviamente non saprei dove andare a parare per quanto riguarda tutte le tue conoscenze, attività, eccetera. E lui mi ha dato subito, in un istante, ha tirato fuori un titolo, perché secondo lui, poi ovviamente adesso lui ce lo spiegherà, c'è una correlazione tra i cambiamenti climatici, i virus e il cambiamento che poi si è attuato nel nostro mare, nel Mar Mediterraneo. Prima di addentrarci all'interno di questa serata, che durerà circa un'oretta, andiamo a introdurre un attimino al volo anche Mario. Mario, per chi non lo conosce, è responsabile ESA Worldwide, progetto Respiro Vivo, Apnea Lifestyle, e Mario ed Egidio sono grandi amici, perché insieme loro si sono trasferiti in Sardegna per fare che cosa? Per aprire un Mario, diving. aprire un diving. No, per andare vicino al mare, sostanzialmente per andare vicino al mare per poter cambiare vita. E siccome in quel momento eravamo molto appassionati di subacquea, abbiamo deciso che far diventare questa passione una professione e penso che siamo stati tra i primi in Italia, ma non solo, a concepire l'attività di diving come un vero e proprio lavoro, insomma, un'azienda e un servizio da offrire ai subacquei. E poi mi avete raccontato che siete stati voi a spingere anche a creare l'area marina di Tavolara. Ci siamo dati da fare per facilitarla. Abbiamo anche pagato per questo. Ci abbiamo rimesso due gommoni in tempi non sospetti, cioè ben 4 anni prima che fosse istituita. Però è Bene, andata. questi sono i rischi del mestiere, no? Certo, siamo andati in Sardegna in quel posto dove siamo oggi, proprio perché lì c'era il progetto di istituire un'area marina protetta. Quindi, Di che anno parliamo? area marina protetta di Tavolara Punta Codacavallo, in Sardegna. No, no, là, che anno era? No, noi siamo andati nell'85. Ed era appena uscita la legge sulla 979 sulle riserve marine. E quindi c'era un elenco di zone dove sarebbero state istituite le aree protette e Tavolara era una di queste.
E in più Tavolara aveva tutta una serie di enormi vantaggi, oltre ad essere in Sardegna, che era la prima caratteristica. Poi aveva tutta una serie di vantaggi perché è vicinissimo ad Olbia, perché c'è l'aeroporto, eccetera, eccetera. E tornando alla nostra serata, ovviamente Egidio, quando mi ha lanciato un attimino l'idea, è stata quella di capire, in base alla sua innumerevole esperienza insieme a Mario, di aver fatto migliaia di immersioni, di farci vedere in questa serata un raffronto di alcune foto dello stesso posto di immersione fotografato alcuni anni fa e fotografato poco tempo fa. Questo anche per testimoniare quello che è successo, quello che quel sito di immersione ha vissuto. Ovviamente parliamo di due persone, due subacquei, che loro hanno visto, osservato e vissuto il mare sicuramente più di noi. Quindi io lascio la parola a voi, alla regia di Mauro di Video Solution, e se avete delle domande da fare, potete tranquillamente scrivere nei commenti e noi cercheremo di rispondervi e potrete visualizzare le vostre domande e noi andremo a dialogare con i nostri ospiti. Vai Egidio. Ma io, tu hai fatto una premessa, vorrei un attimo esplicitarla. Cioè noi siamo in una fase assolutamente nuova, mai vissuta in questo paese negli ultimi 100 anni praticamente. Ed è come se questa ci arrivasse tra capo e collo, no? Cioè non ce l'aspettavamo. E è arrivata e adesso ne stiamo pagando le conseguenze. In realtà le cose non stanno così, perché noi abbiamo siamo di fronte a una serie di processi che, se vogliamo, possono andare sotto il grande cappello del cambiamento climatico, che coinvolgono tutte le comunità umane, tutto il pianeta, e che noi stiamo però osservando come se non ci riguardassero direttamente, no? Perché io ho detto qui e ora, il cambiamento è qui e ora, perché sembra che noi, quando si parla di riscaldamento globale, tutta la polemica su Greta Thunberg, tutto quello che si dice sulle condizioni del mare, eccetera, sembra che sia un problema di altri, sembra che avvenga da qualche altra parte. In realtà avviene in questo momento, ce l'abbiamo sotto gli occhi e è in una fase di accelerazione parossistica. Cioè è un processo che è cominciato molto tempo fa, che però in questa fase sta praticamente aumentando in termini di gravità e in termini anche poi di processi che ci toccano direttamente. Perché io metto il virus dentro a questa cosa? Perché la questione dei virus, il mare ci ha raccontato in questi ultimi 30-35 anni che non sono una cosa così di altri mondi o di altri continenti, via dicendo. La questione dei virus, dei batteri, dei micobatteri, ce l'abbiamo sotto gli occhi da moltissimo tempo. E io ho chiesto a Mauro se metteva in fila un po' di fotografie. Se vuole cominciare con la prima, che è una foto che io... Sono due immagini scattate nel Parco Nazionale della Maddalena. E la foto numero uno. Sono due immagini dello stesso punto di immersione, è la secchia di Fagiotello. La prima è un'immagine del 97, quella a sinistra, e a destra c'è l'immagine del 2010, sono 13 anni di differenza. Chiunque può vedere che il paesaggio è lo stesso, perché quelle rocce sullo sfondo sono assolutamente inconfondibili, però tra le due immagini c'è una differenza enorme. Da una parte c'è una vera foresta di gorgonie, di Onicella singularis principalmente, la gorgonia bianca, e nell'immagine di destra invece questa foresta è scomparsa, non c'è più. Se l'alzi un attimo, perfetto. Cioè, proprio non più nessun esemplare di quelli che si vedono nella prima immagine.
E questa è una delle prime, dei primi segnali che ci ha dato il mare per quello che riguarda il riscaldamento. Nel senso che a partire dal 1998, adesso io vado molto per schemi, una serie di crisi da riscaldamento con morie di massa, lo chiamano mass mortality, no? E ha riguardato tutto il Mediterraneo, in particolare la parte settentrionale del Mediterraneo. In Liguria nel 98 è stato un disastro per quello che riguarda le Gorgonie, la Gorgonia Rossa, e poi questa cosa è stata è avvenuta poi in molti altri momenti. E questa moria non è che le Gorgonie vogliono stare al fresco, è che il calore, l'aumento della temperatura crea condizioni perché si sviluppano delle popolazioni batteriche o di vibrioni che erano allo stato latente, che già vivono nel bioma di questi animali. Anche noi abbiamo nel nostro biota, abbiamo un mucchio di batteri con cui conviviamo costantemente. Queste popolazioni, chiamiamole latenti, dormienti, sono state scatenate dall'aumento della temperatura e hanno causato questi fenomeni di moria che sono stati non solo continui dagli ultimi anni 90, ma sempre più ravvicinati, perché erano 98, 2003, 2005, 2008, 2011, 2013, fino all'anno scorso, quest'anno vedremo cosa succederà, con dei risultati che sono impressionanti, perché questa immagine che avete appena visto ci dà l'idea di cosa voglia dire. Vuol dire cambiare completamente la struttura del paesaggio. Ma non cambia solo il paesaggio, cambiano anche i rapporti ecologici all'interno di quella situazione, perché le gorgonie sono degli organismi che hanno una funzione di costruzione dell'habitat. Il fatto che manchino le gorgonie vuol dire che l'habitat si impoverisce, ci sono meno condizioni di vita per altri organismi e quindi nel complesso l'habitat si impoverisce. Ma io andrei alla seconda immagine, della quale Mario si ricorda bene, e ci dice anche perché Mario se ne ricorda bene. Questa spugna, quanti anni ha Mario? Beh, io la conosco da quando abbiamo cominciato a fare immersioni in quel punto di Tavolara, siamo nella parete di Tavolara, ed è una spugna molto grande, che normalmente di queste dimensioni si trova a profondità maggiori. Qui siamo solo a 27 metri, e nella foto di sinistra si vede com'era le prime volte che l'abbiamo incontrata. Se guardiamo le due foto sembrano uguali praticamente, se le fai scorrere, Mauro. Questa è la foto del 2006 e questa è la foto del 2018. Sembrano quasi identiche, però se le guardiamo con un minimo di attenzione in più ci rendiamo conto che alcune cose sono cambiate. Le gorgonie che stanno sopra la spugna sono o già morte o stanno morendo. Però se andiamo nell'angolo in basso a destra, vediamo che il fondo, che prima era un fondo di detrito grossolano, bello pulito, è diventato un'altra cosa. Se ingrandisci la foto del 2018 in basso a destra, si vede che è arrivato qualcosa che prima non c'era. C'è un feltro di alghe, questa è Caulerpa cilindracea, che è un'alga che ha il suo habitat originario in Australia, nell'Australia occidentale, e che attualmente ricopre in quasi la totalità dei fondali mediterranei, con una particolarità che la si trova fino a 60 metri e a profondità di 40-50 metri è in grado di immobilizzare il sedimento che altrimenti sarebbe un fondo mobile. Quindi fondi mobili bloccati da quest'alga non sono più mobili, e questo è un processo di cui non sappiamo le conseguenze, non sappiamo cosa succederà. Questa è una delle tante cose che stanno accadendo. Se andiamo all'immagine successiva, questa è un'immagine molto iconica, perché la foto di sinistra, con il subacqueo sullo sfondo, è una foto che
è finita in molte copertine di libri, di riviste, insomma è una foto che ha fatto, ha segnato un tempo praticamente, ed è un'immagine scattata intorno ai 40 metri alla secca del Papa a Tavolara, che è uno dei luoghi mitici del Mediterraneo, e quella a destra è l'immagine del 2019, quando il disastro praticamente di queste successive morie causate dai batteri e dai vibrioni ha non solo fatto morire le gorgoni che vedete nella prima immagine, quella gialla molto bella che si vede è quella completamente coperta di alghe, di bionti nella seconda immagine, eccola lì. Ma la secca del Papa ci racconta anche un'altra storia, che queste gorgoni, la paramuricea clavata, con Mario, quando le abbiamo viste la prima volta 35 anni fa, arrivavano praticamente al cappello della secca, intorno ai 15 metri. Progressivamente questa foresta, perché era letteralmente una foresta, si è abbassata e oggi le prime paramuricee le troviamo 20 metri più sotto di 30 anni fa. Questo sì, anche meno, perché fino al 95 erano ancora abbastanza alte. E questo è un altro pezzo della storia che ci dice che la situazione è veramente in evoluzione molto veloce, perché 10 anni da un punto di vista naturalistico sono un batter d'occhio, sono pochissimo, eppure questi fenomeni avvengono in questo lasso di tempo. Mario ricorda bene quando abbiamo visto la prima volta la secca del Papa, perché è stata una sorpresa straordinaria. Era un posto meraviglioso. Per me in quel momento è stata l'immersione più bella che avessi mai fatto fino ad allora, e già avevo fatto parecchie immersioni. E l'abbiamo trovata con l'ausilio di un vecchio uomo di mare, Io Burugiu, che ci accompagnò lì, e facemmo l'immersione per svolgere poi una serie di foto e un'intervista che finì sulle riviste di settore con foto fatto proprio lì. Ma quello che volevo dire, che approfitto per dire una cosa, e cioè che quello che ci sta facendo vedere Egidio è una cosa che probabilmente alla scienza, diciamo così, convenzionale potrebbe non essere venuta così alla luce, no? E cioè che il subacqueo appassionato può avere un ruolo nel trovare, nel raccogliere dati poi per la scienza. Egidio era fin da subito super appassionato, già faceva fotografie e ha sempre raccolto le foto in maniera sistematica, scrivendo la data, scrivendo il luogo, scrivendo le caratteristiche del posto, registrando le immersioni. Ed è per questo che adesso Egidio ha una valanga di dati che possono essere molto utili per la scienza. Quello che dicevo io nella diretta che abbiamo fatto l'altra sera è proprio questo, cioè che se noi tutti subacquei prendiamo questa abitudine di voler conoscere e di raccogliere i dati, perché siamo tanti occhi che andiamo sott'acqua, possiamo raccogliere tante informazioni che possono poi aiutare il mondo della scienza e cercare di capire prima cosa sta succedendo. Ma infatti il discorso è che nella fortuna sfortuna, no? Che siamo noi grandi, vecchi insomma di partecipazione alla subacquea, abbiamo notato queste differenze. Ovviamente Egidio più di me, Mario altrettanto, perché ovviamente hanno più esperienza di me. Io, anche se ho fatto un bel po' di immersioni, ho visto un bel po' di posti, però loro hanno la fortuna, la particolarità di fare spesso immersioni negli stessi posti e quindi si possono vedere benissimo le differenze di volta in volta. Questa cosa noi per esempio la vediamo dove andiamo a fare immersioni noi, quindi Argentario, Giglia e Giannutri, e per esempio il fatto che anche già in pochi anni di differenza al Giglio il pesce è quasi completamente scomparso. Lo stesso Ponza per la pesca è molto, molto insomma, come si dice, selvaggia, quindi va a creare danno. Come diceva Egidio, no? Le cose non ci toccano nel nostro orticello, pensiamo adesso a noi e poi agli altri che cosa ce ne frega.
Il problema è che poi andare a pescare indiscriminatamente, andiamo a togliere risorse adesso e poi è difficile che si riformino, a meno che poi non si faccia un'area marina protetta in un modo serio. Giusto, Egidio? Ma io sì, vorrei collegarmi proprio a questa questione del pesce, perché la secca del Papa ha perso, diciamo, il suo fascino nella foresta di Paramuricea, non completamente, perché ovviamente ancora qualcosa rimane, però ha acquisito uno straordinario fascino per quello che riguarda i pesci. Perché? Perché la protezione che è stata posta in quest'area, grazie all'area marina protetta e un periodo consistente di protezione, ha ricostituito praticamente un popolamento di pesci che è mai visto prima. Cioè, quando noi siamo arrivati a Tavolara non c'era quello che si vede oggi dal punto di vista del pesce. Alla secca del Papa c'è uno spettacolo di cernie, ci sono 4-5 specie di cernie, ci sono centinaia di corvine, c'è un mucchio di cose da vedere, ci sono pesci anche di grandi dimensioni, lucciole, passano le mante, c'è un po' di tutto. Però la questione della scarsità di pesce dipende anche dal fatto che se l'ecosistema bentonico, cioè quello che sta sulla roccia praticamente o sul fondo, perde di biodiversità, perde di complessità, automaticamente anche i livelli alti della catena alimentare restringono, cioè diminuiscono, e quindi il problema non è soltanto la pesca, ma è anche il fatto che da una parte il riscaldamento, dall'altra la stessa pesca creano un impoverimento della base su cui poi i pesci trovano le condizioni per potersi riprodurre, vivere e mangiare, insomma. Questo è... C'è una domanda. Mm-hmm. Gianni ci chiede, la leggi, tanto la puoi rispondere tu. Sulla questione del colore c'è un problema, che noi non sappiamo a cosa serve il colore sott'acqua, proprio non lo sappiamo. Si fanno delle supposizioni, però la domanda è se la scomparsa del colore può essere un'autodifesa della natura. Io lo escluderei, perché proprio su questo ecosistema della secca del Papa, nella prima metà del primo decennio degli anni 2000, io ho fatto una ricerca per l'area marina protetta proprio sull'impatto dell'attività subacquea. Lì la pesca non c'è, perché è zona di tutela, e l'impatto dell'attività subacquea è praticamente nullo in quella particolare condizione, cioè non sono stati rilevati problemi di impatto. Quindi escluderei che sia una forma di autodifesa dell'ecosistema di fronte ad alle attività umane. Sono altri fenomeni che creano questa situazione. Ma se vogliamo vedere qualche altra immagine, così estendiamo un po' il ragionamento verso altri. In questa immagine anche qui si vede un paesaggio, è lo stesso angolazione di inquadratura, e la differenza sta nel fatto che mentre a sinistra nel 2008 c'era una foresta di Eunicella cavolini, cioè di gorgonia gialla, a destra si vede che ne rimane una. E questo la fotografia ha un difetto, la fotografia subacquea, che per ragioni di fisiche e tecnologiche comunque ci costringe a fare delle immagini ravvicinate. Però se noi estendessimo questa immagine, questo dato
riguarderebbe tutto quanto l'habitat che circonda questa zona che è stata inquadrata. Anche l'immagine successiva ci mostra un'altra secca. Questa è una secca più profonda delle altre, qui siamo intorno ai 45 metri, e anche qui si vede come tra il 2012 e il 2018 sia intervenuto un fenomeno di moria delle paramuricee, e che è in parte legato al riscaldamento, ma in parte anche legato al danno meccanico causato dalle lenze, dalle reti ed altre attività di pesca. Quando questi due fenomeni si sommano, il danno scende di profondità, va anche a quote dove, se fosse solo un problema di riscaldamento, non avremmo queste situazioni di crisi. Se andiamo alla foto successiva, entriamo in un mondo forse ancora più drammatico. Allora, l'immagine di sinistra è un'immagine scattata nel Golfo di Olbia, e la zona è la zona del Golfo delle Saline, dove fino a poco tempo fa c'era una straordinaria foresta di nacchere, di Pinna nobilis, che si era costruita grazie ad una ripresa rispetto a una situazione che era quasi di estinzione prima degli anni Ottanta. Si era ripresa, io da poco ho visto che avevamo fatto un censimento all'inizio del 2000 e già c'erano centinaia di nacchere, e nel 2000 e fino a due anni fa, tre anni fa, c'era una vera foresta, cioè c'era una nacchera ogni metro, ogni due metri, alcune raggruppate. E vedo la domanda: la moria delle nacchere è riscaldata, è avvenuta in conseguenza di fenomeni che hanno probabilmente a monte la questione del riscaldamento. Le nacchere in Mediterraneo, se metti l'immagine di destra le vediamo, sono oggi tutte così. Queste sono delle nacchere di circa 50-60 centimetri di grandezza, morte, cadute sul fondo, e in Mediterraneo la moria delle nacchere è praticamente al 100%, e ci sono solo alcune piccole aree nel nord Adriatico, e probabilmente anche da qualche altra parte, ma ancora non lo sappiamo, dove ce ne sono ancora di vive che stanno mantenendo la bandiera della specie. Ma in realtà in tutto il bacino del Mediterraneo, 36 anni dopo la convenzione di Barcellona che le metteva sotto protezione, sono morte tutte, e sono morte per vicende diverse. L'inizio è stato studiato nel 2016 ed era causato da un micobatterio, cioè da un batterio misto a un fungo, cioè adesso non sto a dire fesserie dal punto di vista biologico, che agiva sull'apparato digestivo, cioè la nacchera non riusciva più a mangiare e deperiva fino a morire. La cosa inquietante di questo attacco, di questo micobatterio, è che quando è stato studiato dal punto di vista genetico si è scoperto che è affine ad un micobatterio del nostro biota, cioè di quelli con cui noi conviviamo normalmente. E se voi ci pensate, tutta questa vicenda del coronavirus è stata determinata da un salto di specie, no? E è molto probabile che questi salti di specie avvengano non soltanto per quello che conosciamo, ed è molto probabile che questi fenomeni siano molto più diffusi di quello che noi siamo in grado di capire. Scusa Gio, scusa un secondo, c'è una conferma dall'Adriatico, perché è una bella notizia, ti ho interrotto.
dove si dice che le nacchere in Alto Adriatico si trovano e che stanno anche crescendo. Sì. Quindi sì. Speriamo che ce la facciano, perché questa è una buona notizia. Grazie Riccardo. Non sarà merito di Zaia, però lì stanno bene. Invece Giovanni ci dice, ma quindi la Pinna Nobilis è destinata a scomparire dal Mediterraneo? Ma non è detto, perché in genere appunto se rimangono delle sacche di sopravvivenza, delle sacche di resistenza, le specie hanno la capacità di riprendersi, come è avvenuto già in passato per la Pinna Nobilis. La Pinna Nobilis era quasi scomparsa, sia per due processi, uno è la riduzione delle praterie di Posidonia e l'altro è il prelievo legato allo strascico, alla presa, alla raccolta a mano, eccetera, eccetera. Ma c'è la possibilità che la nacchera si riprenda, se rimangono delle sacche di resistenza. Però c'è un'altra cosa inquietante che riguarda la nacchera, che ci lega sempre alla questione del virus, ed è che una ricerca nel Tirreno, in Campania e in Sicilia, ha dimostrato che ci sono anche altri patogeni che hanno portato alla moria delle nacchere in quell'area. In particolare uno di questi patogeni è un parassita praticamente, che anche in questo caso blocca l'apparato digerente della nacchera, e che studiato dal punto di vista genetico si è scoperto che è parente, è vicino ad un virus COVID che si trova all'interno dei gamberi pacifici, le mazzancolle pacifiche che noi compriamo al supermercato. Cioè, cosa vuol dire? Che si sa che il gambero, la mazzancolla tropicale del Pacifico è infettata da questo virus, che è un virus che deriva dalle coltivazioni di palme e che è molto vicino al virus che ha fatto morire le nacchere nel Tirreno. È chiaro che il quadro è estremamente inquietante, è un po' il quadro di una situazione in continuo rivolgimento, in continuo movimento, dove questi organismi che noi non vediamo, che noi non percepiamo per le loro dimensioni, stanno agendo come regolatori a nostra insaputa e a nostro dispiacere, come sta avvenendo con il caso del Covid. E vedevo che Claudio chiedeva se è possibile reimpiantare la Pinna Nobilis. Io credo che sia molto complicato, anche se probabilmente si potrà trovare il modo. Perché, per esempio, mi pare che la popolazione di Pinna Nobilis che era stata trasferita al Giglio dopo l'incidente della Costa Concordia, credo che non abbia fatto una buona fine, anche se non si vedono notizie su questa cosa. Sono animali, anche se grandi, sono animali delicati, difficili da gestire, soprattutto... probabilmente se non c'è una capacità intrinseca dell'animale, è difficile riuscire a farne a farla ripartire, anche perché noi cerchiamo di allevare qualunque cosa, ma non tutti gli organismi marini riusciamo ad allevarli. Io, per darvi un'idea di cosa vuol dire batteri e virus, vorrei passare alla foto successiva. Perché batteri e simili e patogeni del genere ce li abbiamo sotto gli occhi anche sott'acqua. Qui siamo in un'immersione qui, in un fondale di una ventina di metri. Quei filamenti bianchi che vedete, se Mauro li ingrandisce si vedono meglio, sono formazioni batteriche che si sono insediate in un ambiente di rocce, come vedete ci sono solo loro, e non c'è altro.
Teniamo l'immagine successiva, vediamo un'altra situazione. Questa è un'alga che è coperta da questa specie di, non si capisce bene, di muco verde bandiera. Quelli sono sempre formazioni batteriche che sono favorite probabilmente da condizioni locali, questa si trova vicino allo scarico di un fiume, di un piccolo corso d'acqua. E se vediamo l'immagine successiva, abbiamo ancora di più un'idea di come possono diventare i bassi fondi quando sono vicino a zone dove ci sono scarichi di comunità umane. Questo è un fondale di 3-4 metri, sembra un fondale di acqua dolce, sembra un fondale di un lago. In realtà siamo in mare, siamo in un mare con un buon ricambio, e queste che vedete sono tutte formazioni batteriche di dimensioni enormi rispetto all'idea che siamo abituati ad avere del batterio come una cosa piccola e invisibile. Ma come arrivano queste cose? Come si sviluppano? Se andiamo alla foto successiva, qui noi vediamo un'immagine che probabilmente molti di quelli che ci ascoltano non hanno mai visto, non ci hanno mai fatto caso. Prova a ingrandirla, Mauro, se riusciamo a vedere le bestioline che ci stanno qua. Questa che sullo sfondo è una spugna nera, le classiche spugne nere che troviamo dappertutto, e quelli che sono sopra sono degli entoprofiti, cioè sono dei piccoli organismi simili ai briozoi che utilizzano l'ambiente favorevole creato dalla spugna, che crea movimento d'acqua, per insediarsi sulla spugna e campare. Questa è una forma di commensalismo, cioè di simbiosi parassitismo, che noi riusciamo a vedere perché con un po' di attenzione, questi sono animali grandi, si parla di 1,2 mm, insomma. Quando andiamo nel mondo dei batteri, quando andiamo nel mondo dei virus, dei vibrioni, siamo in dimensioni che noi non siamo assolutamente in grado di percepire. Vedo una domanda: quale incidenza hanno gli allevamenti intensivi terrestri o marini? Beh, questo è difficile da dire, però c'è una cosa che sappiamo, che uno dei problemi dell'allevamento in mare, anche in mare aperto, è il controllo delle infezioni e delle aberrazioni anche strutturali che subiscono i pesci, per esempio. Questa è una delle questioni, però avere certezze su questi argomenti è assolutamente difficile, molto complicato. Però uno dei problemi più grossi che ci sono nell'allevamento in mare, anche in mare aperto, è proprio questo, quello del controllo delle infezioni, delle patologie e cose di questo tipo. Andiamo alla foto successiva. Allora, quella di sinistra è un'immagine di una spugna comunissima, vive in ambiente ben illuminato, in pochi metri d'acqua, è la Plesina aerofoba, è una spugna molto comune in alcune zone del Mediterraneo, che comincia ad avere, vedete, un po' di caulerpa cilindracea, quella cosa verde, che comincia ad aggredirla. L'immagine successiva si vede come il processo diventi molto più drammatico, cioè l'alga sommerge praticamente la spugna e probabilmente crea problemi di sviluppo, di crescita alla spugna. La terza immagine è uno dei risultati a cui si arriva mettendo insieme questo tipo di aggressione di organismi alieni con cariche batteriche e via dicendo. Questa è una di queste spugne in decomposizione. Molto spesso le spugne sono state viste morire abbastanza accentuate, e questo processo avviene, poi si ferma, poi ricomincia, ed è in genere sempre legato alla fine della stagione calda.
Giampaolo ci chiede Egidio, le foto messe a confronto sono state fatte in anni diversi e va bene, ma nello stesso periodo, cioè lo stesso mese dell'anno di riferimento? Allora, questo lo possiamo controllare, però nei casi che abbiamo mostrato non ha nessuna rilevanza la stagionalità, perché stiamo parlando di organismi non stagionali, ma organismi che hanno, anzi, sono organismi di lunga vita, che hanno vite che vanno oltre i 20-30 anni, e quindi che io la faccia in gennaio o che la faccia in luglio o in agosto o in settembre o in dicembre non cambia nulla praticamente, perché non sono organismi stagionali. Chiaro che se io devo fare un confronto, per esempio, sulla copertura di alghe, devo tenere conto che c'è un ciclo che riguarda la fase primaverile estiva, in cui ho la crescita, poi ho il deperimento durante il periodo invernale. Se vediamo l'immagine successiva, vedo una domanda: quanto incidono le emissioni di detrito, di carte di produzione in fabbriche, eccetera, eccetera. Beh, sicuramente le attività umane che scaricano in mare hanno dei risultati che possono essere in alcuni casi drammatici. Uno dei casi più eclatanti è la stupenda spiaggia bianca che c'è a Rosignano Solvay, che è una spiaggia totalmente dovuta agli scarichi della fabbrica di soda, e che è bellissima, però ovviamente è un ecosistema totalmente stravolto rispetto ad una condizione naturale. Però è chiaro che gli scarichi umani possono creare fenomeni di desertificazione importanti in alcune situazioni. Però in questo periodo uno dei processi che sono molto utilizzati anche nella comunicazione è quello dell'espansione della plastica in mare. E da poco è uscita la notizia che nel Canyon di Caprera, che è pochi chilometri più a nord di dove siamo io e Mario, sono state trovate plastiche con concentrazioni elevatissime a profondità estremamente elevate. Cioè vuol dire che l'attività umana, i prodotti dell'attività umana, in particolare i prodotti che derivano dalla lavorazione degli idrocarburi, stanno arrivando dovunque e stanno cambiando la natura delle varie situazioni ambientali. Quello che noi però dobbiamo renderci conto è che la velocità di questo processo è talmente elevata che riuscire a capire quello che sta effettivamente accadendo è sempre in ritardo, cioè noi siamo sempre in ritardo rispetto a quello che sta accadendo. L'esempio del virus Covid-19 è un esempio di questo tipo. Noi, quando questa cosa ci è arrivata addosso, non sapevamo praticamente nulla. Perché? Perché era un virus nuovo, perché non era mai stato studiato prima, perché è mutato 33 volte nell'arco di 100 giorni, cioè sì, 100 giorni circa. E questo cosa ci dice? Ci dice che è vero che la scienza è straordinaria, che è in grado di avere di arrivare a conoscere tantissime cose, però ci vuole il tempo, ci vuole la capacità di individuare i processi, studiarli e poi arrivare a capire cosa fare per fargli fronte. E qui abbiamo proprio un esempio lampante. Guarda, qui vedo Renato che ci dice: l'anno scorso Renato, c'è stato. Hai letto? Si trovano spesso ricci e stelle marine con delle patacche dove si vede che c'è in atto un qualche patogeno, e sono fenomeni di questo tipo. E sinceramente io non ne conosco le cause, però è chiaro che gli organismi che sono minacciati da tutte questi patogeni sono tantissimi, sono diversi e sono molto in parte anche sconosciuti.
Bello, ci vediamo in fine successiva. Dimmi Mario. Bello quello che dice Giovanni, vedi? Non avevo mai visto immagini di aggressioni da parte dei parassiti. Da adesso in poi le mie immersioni e fotografie saranno più interessanti. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare, no? Allora, infatti dicevamo prima della diretta che parlavamo tra di noi e quindi c'è qualche progetto, no? Da sviluppare poi in futuro insieme anche con i nostri allievi, sarebbe carino quello lì di fare una specie di aiuto per questo studio, quindi di fare delle foto, di vedere un po' nello stesso posto, la stessa situazione, quello che succede a distanza di tempo. Quindi di questa cosa qui ne prenderemo spunto, penso, un po' tutti. Ma io credo che dobbiamo fare un ragionamento. La ricerca subacquea è costosa, richiede una montagna di tempo, ci sono pochi scienziati che la fanno, però ci sono milioni di subacquei che vanno sott'acqua. Allora, se noi uniamo queste due cose, e per esempio, se invece di avere migliaia di fotografi subacquei che fanno i narcisi furiosi e dicono guarda che bravo che sono io, e fotografano 50.000 fabelline sempre uguali, se invece di fare questo facessero uno sforzo di capire che cosa serve per capire quello che succede, probabilmente anche senza un indirizzo diretto darebbero dei contributi di grande rilevanza. E questo accade già, nel senso che c'è una citizen science organizzata, come quelli che promuove Mario, come anche altri processi, e c'è una citizen science serpeggiante, che basta andare a cercarla nel web, su Facebook, ma in tutto il web, e si raccolgono dati che sono altrimenti persi per la scienza. Io in questi giorni sto terminando di scrivere una piccola comunicazione scientifica su una specie molto particolare, e la quantità di osservazioni che derivano dal web, quindi da quello che mettono in rete gli appassionati, i subacquei, i fotografi, è molto più ampia di quello che sia disponibile in letteratura scientifica. Però un'informazione. Quando l'immagine è inequivocabile, quella è un'informazione, anche se non l'ha presa lo scienziato. E questo è, secondo me, un ragionamento che tra subacquei dovremmo fare. Giulio, ma come si fa, quando fai queste ricerche, come fai a scegliere, a decidere che quell'informazione che hai trovato non è fake, no? Perché adesso tante cose arrivano lì, per esempio in questo periodo in cui si sta parlando molto del fatto che gli animali hanno preso possesso delle città, dei paesi, io vedo girare un sacco di immagini di balene, di delfini, di pesci, che però molto spesso sono cose di anni fa, quindi voglio dire, è un lavoro particolare quello di andare a cercare. Come fai tu? Ma dunque, bisogna scegliersi dei percorsi. Per esempio, faccio un esempio banale. Nel Mediterraneo ci sono due elenchi fondamentali di specie protette, e sono gli elenchi della Convenzione di Barcellona, che si trovano dovunque, basta andare su internet e si trovano. E sono elenchi di specie anche, come si può dire, belle, carismatiche, no? Belle da fotografare, belle da vedere. E se ognuno di quelli che vanno sott'acqua avesse in mente questo elenco e quando ne trova una la fotografa e ci mette data e posto, questa è un'informazione. Noi stiamo vivendo nell'era non solo dei batteri e dei virus, ma anche nell'era dei big data. Cioè c'è una tale quantità di informazione che se noi riusciamo a prenderla e usarla, ci dà la possibilità di sviluppare tutta una serie di processi di conoscenza. E in questo senso quello, per esempio, è un primo riferimento, no? E cioè, quella è una cosa che, per esempio, il famoso falso corallo nero, Savaglia Savaglia, la maggior parte delle informazioni che si hanno su questo organismo vengono da osservazioni non strutturate, non di ricercatori, ma vengono da immagini fatte dai appassionati, dai fotografi, perché?
E questa è una specie bella, una specie grande, è una specie carismatica. Se ci avesse la stessa attenzione anche per cose più piccole, e se andiamo nella foto successiva vi racconto una storia, sarebbe il contributo che noi potremmo derivare, è un contributo estremamente importante. Questa è un'immagine secondo me assolutamente emblematica e dal punto di vista personale è un po', come si può dire, un compendio di una storia. E questa è la Plisia dactylomela, la Plisia dagli anelli, qui sono due esemplari in accoppiamento. Questa foto è stata fatta lo scorso anno qui a Porto San Paolo in un metro d'acqua circa. Bene, questa specie io la fotografai per la prima volta nel 2002 a Lampedusa. E la cosa era stata così, avevo appena finito di fare un'immersione, quando arriva al diving un ragazzo che dice: ah, ho visto una bestia strana qua e là, e non so cos'è, mi sono rivestito e sono andato a vedere cos'era, ed era una cosa che non avevo mai visto prima, ed era la Plisia dactylomela. La Plisia dactylomela è una specie dell'Atlantico che nell'arco di dal 2002, perché la mia era la prima osservazione in Mediterraneo, ha fatto praticamente tutto il giro del bacino, tutti gli angoli del Mediterraneo sono state osservate, e la maggior parte di queste osservazioni sono osservazioni che vengono da subacquei, non da ricercatori, ma da subacquei professionisti, da fotografi, da appassionati. E questa è una storia molto emblematica, che riguarda tutta questa questione delle specie aliene, no? Queste sono specie che non c'erano da noi, sono arrivate, e insieme a loro però arrivano tutto il loro carico di parassiti e di batteri, che non è autoctono del Mediterraneo, ma è autoctono del mare in cui vivevano queste. Fai vedere la foto successiva. Questo è un altro scenario nuovo per il Mediterraneo, ed è una prateria del cosiddetto pennello di Nettuno, e se vedete questa già ha un verde molto irreale, no? In più sopra c'è un bellissimo sciame di salpe che sta brucando, e queste due cose però tra di loro non ci acchiappano, nel senso che una è una specie caraibica, l'altra invece è tipicamente del Mediterraneo, e oggi vivono insieme. Andiamo all'immagine successiva. Qui vediamo un'altra associazione tra due specie che fino a qualche anno fa non avevano niente in comune tra di loro. Quello grande è un pesce coniglio, si chiama Ciganus luridus. Luridus perché quando lo pescano sembra sporco, sembra infangato. E quello che gli sta di fianco è un tipico pulitore mediterraneo, è il Symphodus melanocercus o tordo coda nera, e il tordo coda nera cosa fa? Mangia i parassiti dei pesci più grandi che pulisce. Molto probabilmente questo tordo coda nera si è ingoiato qualche parassita che non ha niente a che vedere con quelli che si era ingollato prima pulendo altri pesci del Mediterraneo. E questo scambio, su cui ci sono anche delle ricerche, ci sono gli scienziati che ci lavorano, però noi non abbiamo idea di dove porta, di che entità abbia, di quante specie riguarda. Vai all'immagine successiva. Il pesce coniglio dov'è adesso, G? Ma il pesce coniglio è arrivato anche qui in Sardegna, c'è a Villa Sibius e anche qui a Tavolara. E io ricordo un viaggio in Turchia. La Turchia è uno degli avamposti delle specie che entrano da Suez, no? Dove arrivano prima che in altri posti le specie aliene. E non ho mai visto in vita mia un ambiente come quello, dove l'unica fascia di fondale con un minimo di copertura era la fascia a livello di marea, parlo di 50 centimetri, tutto il resto era un vero deserto, cioè non c'era nulla, non c'erano manco
nemmeno non solo le alghe, proprio non c'era niente. E lì cosa c'erano? Pesci coniglio e delle oloturie, anche quelle aliene. Cioè, veramente un deserto fatto da organismi alieni che sono entrati nel Mediterraneo. Questa immagine che vedete adesso, non poteva mancare uno di Branco, ovviamente, nella mia presentazione, è un'altra immagine che ci dice come ormai specie di due mondi diversi convivono. Quella, il nudibranco è un tipico nudibranco mediterraneo, una specie endemica del Mediterraneo, che praticamente troviamo un po' abbastanza comune, troviamo un po' dappertutto. Quelle due strisce di colore invece sono dei tunicati, delle ascidie, che adesso io non mi ricordo da dove arrivino, arrivano dal Golfo del Messico, e che lo scorso anno abbiamo pubblicato come un nuovo alieno per il Mediterraneo, e perché è arrivata nel Golfo di Taranto, è arrivata qui nel Golfo di Olbia e nella zona di Tavolara, ma è arrivata anche in altre zone del Mediterraneo. È un altro di questi organismi che non solo portano se stessi, ma portano il loro carico di il loro biota di organismi invisibili che noi non conosciamo. Quella successiva è un'immagine di due pesci pappagallo. Qui la storia è un po' diversa, perché il pesce pappagallo è una specie tipica del Mediterraneo, però è una specie che ci dice quanto il riscaldamento sia in atto, è arrivato dappertutto ormai. Il pesce pappagallo, che era limitato alle zone sud del meridione, che è del meridione del Mediterraneo, io ricordo che molti anni fa lo si trovava a Lampedusa, adesso è arrivato fin qua, ma si sta espandendo dappertutto, ed è una specie proprio che ci fa capire che il riscaldamento non è una cosa di cui parla Greta Thunberg, ma è una cosa che sta avvenendo. Se guardiamo l'immagine successiva, abbiamo un'altra idea della questione di fondo, cioè della rapidità con cui stanno avvenendo questi processi. Mauro, se riesci a metterla. Sì, nel frattempo che Mauro mette le foto, vorrei dire a tutti i ragazzi che stanno mettendo facendo delle domande, poi le mandiamo alla fine, quindi non vi abbandoniamo. Sì, certo. Ah, questa è un'immagine che rappresenta il percorso di un pesce ormai diventato mediterraneo, del pesce flauto, che è una specie del Mar Rosso, è entrata da Suez nel 2000, e se guardate le date, in 7 anni praticamente ha occupato tutto quanto il Mediterraneo, dall'Adriatico al Mar Egeo, fino al nord del bacino e fino alla zona di Gibilterra, al mare di Albora. Cioè in 7 anni una specie è riuscita a occupare tutti quanti gli angoli del nostro bacino. E proprio su Fistolaria c'è una ricerca fatta dall'Università di Sassari sui parassiti di questa specie, che viene normalmente pescata e ha un, come si dice, un biota di organismi parassiti che è alieno per il Mediterraneo. Quindi arriva un alieno, ma con lui ne arrivano altri gruppi che probabilmente noi non solo non vediamo, ma non riusciamo nemmeno, tanto meno, a controllare. L'immagine successiva è un altro caso recente di un invasore che arriva dall'Atlantico questa volta. Questo è il granchio corridore americano, che ci ha messo praticamente 10 anni neanche per occupare tutto il bacino del Mediterraneo. È arrivato dappertutto, e io ricordo quando c'erano le prime osservazioni all'inizio degli anni 2000, adesso è dovunque, e non si sa se prenderà il posto del nostro, il nostro granchio corridore, o quale sarà il risultato di questa invasione. E lo vedremo probabilmente fra parecchi anni. L'ultima foto
ci riporta alla Plisia da Chilomela, che è la Plisia degli Anelli. Questo è lo straordinario viaggio di questo mollusco, di questa Plisia, che è andata prima verso est, ha occupato tutta la zona verso est, poi seguendo in maniera quasi automatica, no? Il regime delle correnti del Mediterraneo. È come se il Mediterraneo ci fosse una metropolitana che è data dalle correnti, su cui questi alieni salgono e vengono portati prima loro, poi le larve, avanti così, e facendo giri nelle varie zone si diffondono e arrivano praticamente dappertutto. Ma in questo gioco di vecchi e nuovi, cioè di autoctoni e alieni, chi è che perde? Se Mauro ci mostra la foto successiva, lo vediamo. Questi sono i losers, quelli che ci stanno rimettendo le penne. Qui non c'è la Pinna Nobilis, perché quella l'abbiamo già data per spacciata praticamente. Però se guardate, qui c'è la Leonicella Cavolini, che ha avuto delle morie impressionanti, e anche lei si è abbassata di quota. Abbiamo il riccio, quello che si mangia, il Paracentrotus. C'è l'aragosta. Io sull'aragosta ho un dato personale che non so quanto valga dal punto di vista statistico, però in 3 anni di immersioni, quindi fate conto circa 400-500 immersioni, io ne ho viste 6. Cioè io ho visto e fotografato 6 aragoste. E non è che io sia uno disattento che non ci fa attenzione, anche perché l'aragosta è un indicatore di qualità dell'ambiente. Confermo anch'io, ho visto pochissime aragoste qua nei nostri posti, un tempo c'erano, non ci sono più. Ma non ci sono, perché è proprio uno degli habitat tipici. Se guardate la foto in basso a destra, la puoi ingrandire, Mauro? Uno degli habitat tipici è la foresta di Posidonia. Sono le zone di coralligeno. Qui c'è, invece dell'aragosta, c'è una gran seola, una maia verrucosa. No, una maia squinato, scusate. E qui la gran seola è diventata nei nostri mari sempre più rara, e se guardate le paramuricee che le stanno intorno sono tutte quante coperte da altri organismi, hanno zone dove la gorgonia è già morta e via dicendo. Questo processo è costantemente in atto, e questi sono quelli che stanno perdendo, cioè quelli che da questo fenomeno di riscaldamento, dall'arrivo dei virus, dall'arrivo di nuovi organismi, stanno perdendo le loro posizioni. In alto ci sono due alghe, due tipi di alga. Quella in alto è una cistoseira. La cistoseira è un indicatore fondamentale di qualità dell'ambiente e di qualità dell'acqua, che in moltissime zone del Mediterraneo è in forte regressione, e ci sono tentativi di reintroduzione, però noi non raramente riusciamo a ricostruire un habitat che è andato distrutto. E quella sotto invece sono delle alghe corallinacee, quindi molto ricche di carbonato di calcio, e i briozoi, il falso corallo. Questi sono organismi perdenti perché? Perché uno dei processi in atto con il riscaldamento è l'acidificazione, cioè l'aumento della CO2 che si scioglie nell'ambiente marino riduce la capacità degli organismi di mettere insieme i carbonati per costruire gli scheletri. E questo è un processo che è inesorabile, del quale non sappiamo le conseguenze, ma che può avere conseguenze drammatiche, perché una buona parte della base delle catene alimentari marine, che sono le alghe planctoniche, si basa su organismi che hanno una forte componente di carbonato di calcio. È chiaro che l'acidificazione porta ad una riduzione delle dimensioni, a una capacità di sintetizzare i carbonati, e quindi può portare ad una riduzione della base alimentare di tutte le catene che danno vita al Mediterraneo. Poi un'ultima foto e poi passiamo magari alle domande, se Otello è d'accordo. Certo.
E questi sono i vincitori. I vincitori non sono solo organismi piccolini, robe strane, ma sono anche pesci, per esempio la cernia rossa, che una volta era una specie molto rara, che si vedeva molto raramente, limitata alle zone meridionali del bacino, e che oggi invece vediamo in molte zone. La vediamo spesso a mezz'acqua, per esempio l'ho vista così a Tor Paterno, l'ho vista qui da noi, ma in tante situazioni, perché forma degli assembramenti riproduttivi che, con il maschio che controlla le femmine stando a mezz'acqua. Poi abbiamo i barracuda. Questo è il barracuda mediterraneo, che Mario lo ricorderà quanto me, ha cominciato a presentarsi ad un certo punto alla fine degli anni Ottanta, abbiamo cominciato a vederlo. Beach Rock di Punta Aldia. Esatto. Adesso è diventato, ha avuto una crescita esponenziale, però poi sembra che abbia avuto anche un declino, per cui le storie naturali di questi organismi non sono così lineari, perché alcuni ce la fanno e diventano i padroni, altri invece hanno un periodo di forte espansione e poi crollano. Poi in questa immagine si vede, a sinistra c'è una bursatella, che è un mollusco invasivo, nel senso che ce ne sono, è arrivato nel Mediterraneo molto presto, negli anni Ottanta è arrivato un po' dappertutto, e negli anni Ottanta in Laguna di Venezia uscivano le prime pagine del Gazzettino con scritto alieni in laguna, ed è ormai parte dell'ambiente mediterraneo. Quelli in centro che si incrociano sono due pesci flauto, di quelli di cui parlavo prima. Il pesce flauto è ormai pescato normalmente anche dai piccoli pescatori, della piccola pesca, cioè ormai è una specie comune. A destra abbiamo la caulerpa cilindracea, e qui sulla caulerpa cilindracea c'è da dire una cosa. Mentre avevamo avuto all'inizio degli anni 90 l'esplosione della caulerpa taxifolia, forse qualcuno la ricorda, che era stata buttata dalle vasche del Museo Oceanografico di Monaco, e aveva coperto grandi aree intorno a Monaco e in Liguria. Quella è stata una specie però che poi è regredita e non ha avuto l'espansione che sembrava dovesse avere, e l'enorme allarme che si era creato e che ha mobilitato anche enormi risorse da un punto di vista finanziario per la ricerca, poi è totalmente rientrato. E poi ci sono i veri vincitori, che sono quelli della fila in basso, e sono le meduse e il verbo cane, per esempio. Quella a sinistra è la filorizza puntata, una specie aliena che è entrata da poco tempo. La prima segnalazione per il Mediterraneo l'abbiamo fatta da qui, grazie al titolare del centro Club Aquarius qui di Capo Colacavallo, ma anche la nostra medusa, se vai liberi quella di sinistra, è la classica vespa di mare, Pelagia noctiluca, sta diventando sempre più comune, ci sono le invasioni di questa specie. Quello che sta accadendo alle meduse è un fenomeno molto particolare, sono organismi che hanno nell'aumento della temperatura il grilletto che fa scattare l'attività riproduttiva. Cioè, quando la temperatura supera un certo livello si sviluppano le gonadi e la specie si riproduce. Quando salta questo meccanismo e le temperature sono sempre alte, continuano a riprodursi, e quindi noi troviamo adesso, cose che non avveniva prima, assembramenti di meduse dove ci sono sia esemplari piccolissimi che esemplari molto grandi, adulti, che sono già riprodotti. E questo è la immediata conseguenza dell'aumento della temperatura e del permanere di temperature elevate per lungo tempo. I vermi là in alto, Egidio? I vermi là in alto? Non ho capito. Questo è un altro organismo da riscaldamento, sono dei vermi. Questo è il gruppo Salmacina filograna, sono dei serpulidi
che costruiscono dei tubi calcarei molto piccoli e sono anche piccoli loro, però formano queste specie di cespugli e sono molto comuni per esempio nelle foreste di Paramuricea. Uno degli indicatori di riscaldamento anche negli ambienti profondi è proprio questo tipo di invertebrato. Sì, infatti anche noi all'Argentario John Nutri le troviamo spesso. Ovviamente ascoltare personaggi così come voi è come ascoltare qualcuno ha scritto, è come ascoltare la Bibbia, cioè quindi enciclopedie viventi. Vedevo che c'era un Mauro, se puoi mandare la domanda di Chiara. Quando vedi le immagini del prima e dopo viene una stretta al cuore. Cosa possiamo fare nel nostro piccolo noi subacquei, consapevoli anche nel quotidiano, per frenare un po' di questi impatti negativi? Io dico che ovviamente faccio parlare anche voi. Dal punto di vista del subacqueo, penso che sia sempre quello che fa meno danno, perché tutti gli istruttori, tutte le didattiche cercano di insegnare ai propri allievi un giusto comportamento, un giusto assetto, quello che deve essere il rispetto verso l'ambiente. Voi che cosa ne dite? Anche io, Mario? Io direi una cosa di questo tipo, cioè è vero che in acqua non facciamo un grande impatto, però lo possiamo fare a casa. E quindi ricordare, avere sempre in testa il fatto che tutto quello che arriva al mare nasce da casa nostra o quasi. E quindi nel quotidiano, io faccio un esempio. Nella vaschetta del lavavetri della mia macchina io metto solo acqua. I vetri stanno puliti lo stesso e non butto nessun prodotto che poi va a finire per terra, va a finire negli scarichi e arriva in mare. Si può fare attenzione a che crema solare si usa quando si va in spiaggia. Si può stare attenti a dove si buttano le ancore quando si va in giro con una barca. Ci sono milioni di cose che si possono fare, bisogna solo diventare un pochettino più attenti e consapevoli. Io credo che se uno si appassiona al mare, studia questi animaletti, vuole imparare a conoscerli, automaticamente diventa più consapevole. Ma infatti noi nel nostro incontro dell'altro giorno abbiamo detto quello di intraprendere anche un discorso di immersioni non necessariamente lunghe, profonde, distanze da percorrere, chilometri assolutamente, ma di focalizzarsi magari in un piccolo spazio e studiare quello che c'è dentro, no? Filosofia slow dive. Ma io vorrei dare una connotazione un po' più drammatica, se volete. In che senso? Nel senso che noi siamo praticamente da 50 giorni sotto l'incubo del virus. Però siamo da un po' di anni dentro a questa discussione sul riscaldamento, sull'impatto delle attività umane e via dicendo. E io credo che vanno benissimo tutte le iniziative che servono a dare consapevolezza e a crescere il livello di conoscenza e quindi il livello di comprensione anche di quello che accade. Però io credo che noi dobbiamo capire che non possiamo delegare a nessuno il fatto che bisogna cambiare paradigma. E cioè finché noi non usciamo da una visione totalmente antropocentrica, dove quello che comanda è l'economia, il denaro, e tutto quello che poi ne viene dietro. E tutto il resto è conseguenza, compresa la dignità umana, compresa la salute umana. Io credo che se non invertiamo questo paradigma, noi possiamo fare tutte le cose più belle del mondo, però ci troveremo addosso questa situazione in maniera sempre più pesante. Cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna portare queste cose fuori da una discussione tra addetti ai lavori e farle diventare movimento, farle diventare cambiamento del modo di concepire il modo di stare su questo pianeta. Il grande merito di Greta è stato proprio questo, cioè quello di mettere al centro la questione
e il livello di attacco che ha ricevuto è questo che ci dice. Ci dice che quella è la questione di fondo. In questo periodo c'è una... io nutro una grande speranza nel movimento dei ragazzi del venerdì, Fridays for Future. Perché? Perché non sono come noi, non sono come me, ma come molti probabilmente di quelli che stanno... sono già sono alieni rispetto a noi, perché sono nati molto dopo e vivono in un mondo diverso, però hanno capito che questa è la questione di fondo. Cioè, se queste istanze, che sono istanze sacrosante, diventano movimento di cambiamento, allora probabilmente non solo salviamo il mare, non solo salviamo il pianeta, che sono frasi sempre molto antropocentriche, no? Perché il pianeta si salva da solo, ma probabilmente riusciamo a creare una condizione per non avere un crollo della qualità della nostra vita, perché il rischio è questo. Il rischio è che questi processi, e questo 50 giorni di clausura ce lo dicono, il rischio è che cambi totalmente la nostra concezione di benessere, la nostra capacità di vivere in libertà, in democrazia e in una condizione di benessere. Questo è il rischio che noi stiamo correndo. E guardate, è un discorso politico, ma inteso non come politica dei partiti o via dicendo, ma inteso come discorso di governo della comunità, di governo della polis. Questo noi dobbiamo pensare. E così probabilmente riusciamo non solo ad affrontare i problemi che abbiamo, ma riusciamo veramente a non regredire verso livelli peggiori rispetto a quelli che siamo riusciti a costruire. Purtroppo i livelli che abbiamo costruito, abbiamo costruiti a nostro danno, adesso dobbiamo essere capaci di invertire questa tendenza. Io lo chiamo cambio di paradigma, per riuscire a cambiare proprio i nostri riferimenti. Non so se sono troppo drastico nella mia... No, no, fai bene, perché altrimenti poi... se no è quello lì che poi passa domani, ce ne freghiamo e cominciamo a ritornare a fare quello che facciamo sempre, con tutte le conseguenze che abbiamo visto. Mauro, ci sono un paio di domande, se le puoi mandare, per favore. Io ne vedo un paio qui. Sì. Allora, guarda, questa di Claudio. Ma dunque, i fenomeni che sono legati all'aumento delle attività umane e che hanno come, diciamo, come cappello il riscaldamento globale, hanno proprio questa caratteristica di accelerazione. Cioè, stanno aumentando ad una velocità impressionante. Io vi ho fatto vedere i percorsi degli alieni, sono sviluppati in pochissimi anni. Tenete conto che i processi naturali sono processi che hanno, come si può dire, evoluzioni normalmente che sono di millenni, centinaia di anni. Noi in 100 anni praticamente abbiamo cambiato completamente tutta una serie di parametri a livello globale. E il cambio degli ecosistemi, lo stiamo vedendo, quando io dico il cambiamento è qui e ora, è perché lo si vede, basta guardarsi intorno. Io ricordo un'immersione nel 2003, e visto che rispondo a Claudio Grazioli, lui me ne sarà grato. Nel 2003 io avevo fatto un'immersione sul relitto del KT12 di Orosei, che è uno dei relitti mitici della Sardegna, no? E mi ricordo quell'immersione perché man mano che scendevo io vedevo il relitto, era sempre quello, vedevo il cannoncino, vedevo tutto, no? Però c'era qualcosa che non quadrava, c'era qualcosa che non andava, e non capivo finché un gruppo di ricciole mi attraversa la strada, io le seguo, una si avvicina al fondo, metto l'occhio sul fondo e cosa vedo? A 34 metri di profondità, quello che prima era un detrito grossolano, evidentemente mosso dalle correnti, era un tappeto immobile di caulerpa cilindracea, quella di cui abbiamo parlato prima.
a 34 metri. Questa stessa situazione l'ho trovata a 45 metri a Mortoriotto, l'ho trovata a 50 metri qui, l'ho trovata a Villa Simio, ormai dappertutto. Cioè il cambiamento lo vediamo se abbiamo gli occhi per vederlo. E una delle cose che dobbiamo fare è riuscire a metterci gli occhiali giusti per vedere queste cose. Mauro, c'era un'altra domanda? La possibile creazione di una Romania protetta a Sant'Antioco. E qui ci fa notare che al rientro le barche portano pesce sotto taglia e sempre più piccolo. Ma sì, le aree marine protette sono una risposta a livello globale, a livello mondiale, al fenomeno della sovrapesca da un lato, ma anche al fenomeno dell'impatto degli insediamenti costieri sugli ambienti marini. E il movimento che sta dietro alle aree marine protette tende a non solo ad aumentare il livello di copertura, portarlo ad un 10% globale, ma istituire anche aree marine protette in mezzo al mare, cioè non collegate alla costa. Perché? Perché il dato è che questo della pesca sottotaglia, del pianto del pescatore che non riesce più a dare il giro alla giornata, è un dato ormai accertato. Cioè gli stock ittici a livello mondiale sono tutti sotto il minimo di mantenimento, sono tutti intaccati. È chiaro che o c'è una politica che consente di ridurre lo sforzo di pesca sulle specie bersaglio, spostarlo su altre, oppure trovare dei sistemi di allevamento che consentano di mantenere un consumo, però dall'altro di non intaccare le risorse naturali, se no questo processo è un processo destinato ad andare all'infinito. Io ho viaggiato molto in Thailandia per immersioni, per lavoro, eccetera, e in Thailandia sono pigri, perché più che il pesce mangiano calamari, perché il calamaro non occorre pulirlo, non c'ha le squame, non c'ha niente, mangi e via, no? E vanno fatti per i calamari. Lo stock di calamari thailandese è completamente fottuto, cioè, no? Pescano calamari grandi così, e i calamari grandi così non sono in grado di riprodursi, certo. E quindi lì il processo arriva a un punto per cui la curva è un po' come il virus, no? A un certo punto, quando il virus scende sotto un certo livello, si estingue e via. Noi stiamo facendo lo stesso con i calamari, solo che non è la stessa cosa. Mario, vale per merluzzo, vale per tante altre cose. Guarda, Mario, allora, siccome siamo quasi in chiusura, siamo al termine dell'evento. Mario, ci introduci l'ultima di Yolanda, poi eventualmente risponderemo direttamente sulla chat con i commenti alle altre che non abbiamo fatto in tempo a fare. Ma forse la sa meglio Egidio questa di Paul Crow sulla costa azzurra. Sì, possono usare i sub volontari per estinguere l'alga, però come diceva Egidio, quest'alga non si è espansa così tanto, non ha creato i pasticci che invece sta creando la cilindracea. I subacquei si potrebbero sicuramente coinvolgere per attività di volontariato, opportunamente formati e sotto la guida poi degli addetti ai lavori. Guarda, te la faccio. Dire una cosina solo, cioè ci sono due livelli di intervento. Un livello è quello del coinvolgimento e della divulgazione. Cioè queste attività, come quella appunto di estirpare la taxifolia, eccetera, servono ad aumentare il livello di consapevolezza del problema. Servono a portare il problema in termini di comunicazione ad un raggio più vasto. Però sono insufficienti a risolvere le questioni. Cioè noi non potremo estirpare mai la caulerpa cilindracea che ormai c'è dappertutto. Quindi il problema va molto più a monte, io credo. Cioè proprio è un problema di scelte di fondo. Cosa facciamo di noi
e del nostro modo di stare su questo pianeta. Le ultime due velocissime possono essere, Enrico, possono essere messe a dimora piante di posidonia? Possono servire a mitigare le mutazioni dell'ambiente marino? Mario? È la stessa risposta. La stessa risposta che ha dato poco fa Egilio, nel senso che sì, si può fare, in qualche posto è stato anche fatto. Io stesso ho piantato dei frutti di posidonia e sono cresciute le piante di posidonia in un punto dove vado sempre per fare i corsi, però non si riesce a risolvere il problema trapiantando le piante di posidonia, sicuramente no. Per la posidonia bisogna fare molta attenzione, secondo me, a quello che arriva in mare, agli scarichi, e a quello che si fa, quindi le reti a strascico, le ancore. L'ultima. Il caso della posidonia è un caso emblematico. La posidonia sono 70 anni che viene studiata. Io credo che se facciamo il conto di quante risorse sono state spese sulla posidonia è una cifra immensa, però questo non ha spostato di un millimetro la questione di fondo. Cioè non ha spostato di un millimetro il modo di rapportarsi all'ambiente marino. Certo, si sono create delle aree di protezione. L'area marina protetta di Tavolara è nata avendo come riferimento la difesa delle praterie di posidonia, e qui sono molto consistenti. Però rimane il problema che oggi la posidonia non è l'elemento di maggiore crisi, gli elementi di crisi sono altri. Ed è soprattutto il problema che se noi non cambiamo il modo di sfruttare questi ambienti, il modo di utilizzarli prima di proteggerli, non arriviamo da nessuna parte. Questa è secondo me la questione. Allora passiamo all'ultima e poi ci possiamo anche salutare. Federico, Io rispondi tu a Federico. Ma dunque, questa è una cosa che viene fatta, e per esempio nell'area marina protetta di Tor Paterno hanno messo i dissuasori per evitare che la pesca a strascico andasse a interferire con le zone profonde della secca dell'area marina protetta. Queste sono cose che si possono fare e che vanno fatte. Il problema è che costano montagne di soldi, e che non si possono fare dovunque, però indubbiamente una parte delle risorse andrebbe utilizzata per proteggere delle zone mirate che abbiano proprio questa funzione di fare da collettori di biodiversità per poi poterla espandere, cioè sono in piccolo quello che fanno le aree marine protette, e sicuramente sono delle cose che servono e vengono utilizzate. Allora, io sono rimasto ovviamente a bocca aperta, perché c'è sempre da imparare. Ringrazio Egidio, poi sicuramente non mancherà occasione di rivederci, di risentirci. Mario, che siamo sempre in contatto per tante altre situazioni, così ringrazio ancora Mauro. Volevo lanciare un incontro che c'è di nuovo Egidio con anche con Mario per l'incontro sulla pagina Facebook. No, tu non ci sarai. Quindi chi segue l'area a guardarlo, ci sarà guardarlo. Ah, certo, la guarderemo sicuramente. Ma il 6 maggio alle 11 sulla pagina Facebook dell'area marina protetta di Tavolara, e poi c'era anche in linea, penso, il direttore Augusto. Quindi vi consiglio di seguire la diretta della pagina di Facebook di La Ramerina Protetta di Tavolara. Io non faccio altro che ringraziarvi dell'attenzione, della serata. Spero che sia stato piacevole passare questa oretta abbondante insieme a noi, e vi ringrazio tantissimo. Ricordiamo che poi risponderemo a tutte le domande anche in chat. Sicuramente, risponderemo poi, quindi sui commenti risponderemo a quelle che non abbiamo potuto farlo in diretta. Io vi mando un abbraccio virtuale a tutti. Grazie, buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao.